Comunque di denunciare i furti, perché diceva che andavamo poi c'è pensato di giustizia, perché io non posso mettere un poliziotto. Pure quell'altro, la luce è solo quell'altro. Ma ti fa normale che il padre di famiglia con la moglie e le figlie tornano in casa? Scusi, le posso chiedere perché di questo giacchetto? È un giacchetto come milito. Purtroppo non c'è una persona al di fuori di questo che possa rappresentare il giacchetto che dici tu, che riprendi oltretutto. Lei sceglie di venirci in piazza, è normale che glielo chiedo? Non ho capito, scusa. Lei sceglie di venirci in piazza a una manifestazione? Perché ha fatto questa scelta un po'? Perché lo metto tutti i giorni, lo porto tutti i giorni. Me lo puoi vedere? Io lo scopro pure. E con orgoglio lo porto. Lo porta con orgoglio? Sì, sì, sì. Gli faccio vedere pure questo. Che c'ha là? Lascia a doppio taglio, poi c'ho le 20 lire del ventennio. Perché le porta con orgoglio, mi scusi? Insomma, vanno un po' contro la Costituzione. No, non vado contro la Costituzione. Perché allora, scusa, chi riprendono col pugno così lo possono fare, no? E chi non porta... Adesso se, cambiano le cose. L'Italia ripudia il fascismo, non... Ma magari, magari per dare ripulita all'Italia, solo quello ci vorrebbe. Ci vorrebbe una passata. Come? Capito? No, dico, per dare una ripulita all'Italia, che ci hanno portato al degrado più totale, ci rivorrebbe quelli che salutano così. No. Secondo lei Salvini è quello che si avvicina di più? Sì, sì, sì. Sì, 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 Salvini è quello che si avvicina. Ho avuto occasione di conoscerlo personalmente e sì, è uno che si avvicina di più. Cambia solo il nome da Lega al partito fascista, comunque l'ideale quelle sono. Sul pullman mio siamo tutti così, forse io lo manifesto con orgoglio, mi ci vesto pure, ma c'è la gente che con me tre volte all'anno viene a Predappio a fare onore al Duce, alla tomba del Duce. Ecco, fiero orgoglioso da portare il fascio qui e la bandiera qui.